innamorata di Maria, la vedete alle nostre spalle, Natuzza Evola. E noi oggi abbiamo il piacere di dire bentornato a Luciano Regolo, condirettore. Lu, grazie di queste sali e scendi lungo la penisola Milano-Roma, Milano-Roma. Ma penso che nessuno più di te, il biografo ufficiale di Natuzza Evola, come riconosce il mondo, può aiutarci a un mese, poco più di un mese, dal 6 aprile, dall'apertura di casa, della causa di beatificazione, a capire questo profondo amore di Natuzza nei confronti di Maria. Una presenza che per una bambina, con una mamma complicata, una famiglia complicata, papà scompare in Argentina, in America, va a trovare lavoro e poi non si sa più niente, tanti fratelli da accudire. Maria entra prestissimo nella vita di questa bambina. Sì, lei la vedeva proprio ai piedi del suo letto, e non sapeva chi fosse questa bella ragazza, diceva, la vedeva quindicenne con la carnagione scura, e tant'è vero che quando arrivò la statua realizzata da Corrado Moroder, in base alla sua descrizione, lei disse, è bella questa statua, ma non sarà mai bella come davvero la Madonna. Era innamoratissima, sono parole molto simili a quelle che diceva San Pio, no? Che diceva, com'è bella la Madonna. E c'era questa presenza materna, e a un certo punto drammatico della infanzia di Natuzza, lei rimane, la madre viene arrestata perché diciamo ruba un pollo per sfamare la famiglia. E un momento insomma molto critico, rimane questa famiglia con 5 fratellini addirittura da accudire, e quindi diciamo lei è disperata, c'è la prospettiva addirittura di dormire fuori casa, lei ha paura dei cani randagi, di tutto. E a un certo punto è il 15 settembre, quindi c'è una processione dell'addolorata a Paravati, e vede questa Madonna che le fa come animarsi, questa statua, e le fa un gesto come per dire non preoccuparti, avrai qualcosa. E effettivamente poi la sera, con l'aiuto di un ragazzino che rompe un vetro, trova un alloggio in queste case che erano appena in costruzione, erano quasi terminate, e quindi ha riesce ad andare. E poi questo rapporto si evolve nel tempo, nella storia di Natuzza, addirittura quando e poi trova diciamo un'occupazione, che va a fare la domestica tra gli 11 e i 12 anni in questa casa di una famiglia molto benestante di Mileto, i colloca, e diciamo è praticamente lì ha questi dialoghi con Maria. E c'è un particolare curioso: una volta la signora della casa sente incuriosita da questo fatto che lei parlasse diciamo da sola nella stanza, apparentemente si ferma e dice, e la sente parlare con questa bella signora, lei la chiamava così, la bella signora, e dice, no, come dice, la signora è lì dietro la porta, insomma, e lei rimane, fu quello il momento in cui attraverso questo episodio anche questa signora cominciò a credere a Natuzza, perché inizialmente si pensava che fosse appunto fossero delle stranezze o delle anomalie, eccetera. Sempre in quel periodo lì poi ha una sorta di dialogo con la Madonna, in cui le viene detto che lei morirà apparentemente il giorno del 26 luglio. In realtà lei non comprende del 40, siamo nel 1940, lei non comprende apparentemente questo termine. Ricordiamoci che Natuzza è analfabeta. Cioè, quindi dice alla signora quello che era, diciamo, che sarebbe morta, no? Quindi in quel momento già la sua storia era abbastanza nota, perché c'erano le emografie, quindi in quel contesto lì si sviluppò un vero, oggi diremmo, caos mediatico, no? Con tutte i giornalisti arrivavano dappertutto e si aspettava la morte. E poi invece lei non morì, ma ebbe diciamo una serie di una catalessi inspiegabile da un punto di vista clinico. E qui era apparentemente morto. Esatto. E ebbe una catalessi, e lì, diciamo, in quella catalessi, lei con la Madonna vede una serie di cose, fra cui del cielo, cose del cielo, ma anche cose della terra. C'è quello che sarebbe accaduto, anche la spianata di Paravati, tutto quello che sarebbe nato, diciamo, il complesso. La profezia di quello che poi sarebbe stato tutto. Anche i nomi delle strade, tutta diciamo. La sua opera. Esatto. Luciano, poi ci devi raccontare come parlava Natuzza di Maria. Adesso ti portiamo proprio lì, in quei luoghi. Voi abbiamo detto, è poco più di un mese che si è aperta la causa di beatificazione, tante polemiche che finalmente speriamo verranno messe a tacere per sempre, anche speriamo, dall'amore di un vescovo che Natuzza l'ha conosciuta molto direttamente, il Monsignor Renzo. Andiamo ad ascoltare. Attraverso un processo che stasera finalmente dichiaro aperto.
credo che sia un evento straordinario, atteso da tanti anni. Natuzza è morta quasi 10 anni fa, e la causa è partita, la richiesta della causa è partita allo scadere dei 5 anni e abbiamo atteso. Ecco, finalmente siamo arrivati a questo momento di partenza, che non solo è atteso per come fatto iniziale, ma anche per quello che poi seguirà con l'istruttorio. Quindi tanti vorrebbero fare da testimoni e intervenire. Quello che ci conforta in qualche modo è la preghiera che stanno innalzando da tempo ormai i cenacoli di preghiera fondati e ispirati da Mamma Natuzza. Quindi questo ci fa capire come non solo è un'attesa così psicologica, ma è anche un'attesa che favorisce una crescita spirituale nella linea di degli insegnamenti che Natuzza ci ha lasciato. Lei era analfabeta, una laica, una mamma di famiglia che ha vissuto quelle che sono le preoccupazioni, le ansie di una mamma, di una donna che vive in un paese, se vogliamo, di periferia. E però ecco, il Signore ha posto lo sguardo su di lei, lei ha saputo con grande amore, con grande generosità rispondere. Quindi è una donna, è l'insegnamento che ci dà, è che è una donna di grande fede, di preghiera, una donna di obbedienza, che ha obbedito al Signore, che le ha chiesto di soffrire accanto a Lui, e ha avuto il dono come mistica di partecipare, di vivere sulla sua carne anche la passione del Signore. E questo ci dice come la santità semplice di questa donna, di questa mamma di famiglia vissuta nella Chiesa, è di grande insegnamento per tutti, anche per noi. Si è santi non per la cultura che si ha, ma per il cuore grande. Il cuore di Natuzza, come dice Monsignor Renzo, era immenso. Luciano, tu hai detto 3 volte bella signora, e che ci fa capire che una bambina analfabeta, sebbene di fede vera, autentica, non avesse capito da subito che stessimo parlando della Madonna. Quando tu ti sei fatto raccontare da Natuzza tutti questi episodi, come ne parlava e quando lei ha avuto la consapevolezza che quella visione era quella di Maria? Lei, diciamo, appunto si è accorta poi, perché con l'età poi lo chiede direttamente, quindi diciamo quando poi a 10, 11, 12 anni comprende che quella figura, così come non aveva capito all'inizio, che c'era anche un bambino che si univa ai giochi, diciamo, di lei con i fratellini, e poi Gesù stesso in questi dialoghi mistici dice: io ti ho seguito da quando eri bambina. C'è una frase molto bella che dice Don Barone, che è il sacerdote Don Pasquale Barone, che l'ha seguita, diciamo, a lungo negli anni, e diceva: Natuzza ha avuto 2 grandi insegnanti di catechismo, Gesù e Maria, no? Perché da quando era bambina l'hanno portata un po', diciamo, a capire, diciamo, a riflettere anche qual era. E la cosa bella in soluzione di continuità, ogni volta che lei ha un momento di sconforto, ecco, raccontavo prima della casa che era venuta meno, ma quando la sua esperienza mistica si consoliderà e avverranno anche gli assalti della tentazione, subito dopo che lei vedeva, diciamo, queste brutte visioni, lei aveva subito una visione della Madonna che la accarezzava, che la ristorava, diciamo, eccetera. Anche questo nome che lei dà a un certo punto, quando dà vita alla fondazione, il nome che è stato Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime, e proprio era questo. Cioè, lei ci aiuta, l'esperienza mistica di Natuzza, a vedere la Madonna, questa madre, con le braccia aperte. Anche la forma che ha questo, diciamo, sagrato, abbiamo visto prima dove c'è stata questa bellissima occasione, io ero lì il 6 aprile, ma voglio dire, ricorda proprio delle braccia aperte pronte ad accogliere. Allora lei, quando la vede poi nel 1944 la Madonnina, proprio subito dopo il suo matrimonio, si riempie questa, e nel vicinato... Cosa ricorda? Raccontiamola questa visione. Ecco, nel 1944 lei si è appena sposata con Pasquale Nicolace, il marito, diciamo così, e dopo vede questa, cioè, vede la Madonna, e lei si vergogna, perché la sua casa è ancora più umile di quelle, diciamo, dove abitava da ragazza. E quindi la Madonna dice: ma cosa ti preoccupi di questo? Dice: poi un giorno qui nascerà una grande e bella casa. Quindi è il momento in cui
E dice, ma poi le chiede anche sarà un rifugio, dice la Madonna, dice sarà un rifugio, ma per le anime, le chiede dei vivi o dei morti, e le dice per entrambi la Madonna, no? Quindi è lì che nasce, diciamo, questo antico, questo progetto di un rifugio, un vero e proprio sogno, di un polmone, ed è così che sarà, diciamo, nei disegni del Signore. Anche le polemiche vengono spazzate via da questo, a mio avviso, da questa, diciamo, grandezza che si respira nella devozione della gente. C'erano 10.000 persone le sei, ed era secondo me anche il riflesso di una comunità viva, perché qualcuno, anche dei colleghi, forse con una forma di intellettualismo, faccio venia perché anch'io l'ho avuta nel mio passato prima della conversione, allora si bolla, no? Tutto quello che è devozione popolare. Ho visto su un quotidiano qualche giorno fa in cui Natuzza viene addirittura, diciamo, associata a dei santoni, a dei guru. Io trovo questa è una cosa vergognosa, perché Natuzza non è mai stato questo, diciamo, si è sempre presentata come un vermo della terra, ma come una persona che invitava alla preghiera. Anzi, sulla sua tomba sono state riportate le parole che diceva più spesso e che ha voluto anche nel suo testamento spirituale: non guardate me, alzate lo sguardo verso Gesù e Maria. Credo che questa sia una sottolineatura fondamentale da fare proprio in questo momento in cui ci si prepara anche a raccogliere tutti gli atti, tutte le testimonianze per questo processo. Luciano, come entra Natuzza Evo nella tua vita? Tu hai detto tu stesso, c'era un primo, un dopo anche nella tua vita. Sì. Appartenevi a quella intelligenza che insomma guardava con sospetto queste figure. Ricordiamo anche che è una donna che ha pagato personalmente, Natuzza è stata anche in manicomio, pensionata, per capire cosa ci avesse in quel cuore e in quella testa soprattutto. Cosa sono stati i tuoi incontri con lei? Ma sono stati variegati, diciamo, diluiti nel tempo. La prima volta io ero un ragazzino, diciamo, avevo 17-18 anni. La mia mamma, diciamo, era stata male, quindi un'amica mi portò insistendo, diciamo, di andare a lei. Non potevamo essere ricevuti perché non avevamo prenotato questo incontro. Arrivava persone già da allora da tutta Italia. Parliamo del 1984. E quindi, insomma, io ridevo perché, cioè, ecco, per me Natuzza era la santona in quel tempo, no? Era comunque una figura che mi evocava superstizione. Non avevo capito proprio nulla del suo essere, diciamo, anima vittima, del suo offrire la sua sofferenza, come diceva prima Monsignor Renzo, per, diciamo, proprio per, come dire, unirsi a Gesù nella volontà di salvare le anime. Perché poi è questa anche l'esperienza di Fatima, no? Perché è collegatissima a questo. Allora, diciamo, io ridevo, dicevo, ecco, mi è portato dalla maga, non neanche ci diceva così. A un certo punto mi sento bussare sulle spalle e dice: Ricciolino, adesso finisco di friggere le patate e verrai tu perché ne hai bisogno. E in quel momento, diciamo, mi ha fatto poi entrare e mi disse tante cose di cui ho capito solo dopo il significato. Mi disse che avrei viaggiato molto, che dovevo stare attento ai brilluccichi, che sarebbe, credo volesse dire, il mondo dello showbiz, del, insomma, e quello che avrei vissuto poi in una direttore molto, di Novella 2000. Direttore di Novella 2000, diciamo, di anche di sono stato vice caporedattore di Chi, insomma, ho fatto anche un ambiente più patinato, mettiamolo esatto, così. Quindi così. E poi diceva: io volevo fare l'archeologo all'epoca perché il mio bisnonno è sceso in Calabria a Crotone per scavare, insomma. E lì si è innamorato la mia bisnonna, quindi avevo un po' il mito di famiglia, un po' questo senso di Indiana Jones. Mi piaceva molto, facevo il liceo classico. Dice: tu vorresti, lei, ripeto, nonostante fosse analfabeta, aveva queste illuminazioni profonde. Dice: tu vorresti fare lettere classiche con indirizzo archeologico. Mi disse proprio il nome della facoltà. Però non lei, che non sapeva neanche forse il significato senza l'aiuto dello Spirito. A volte Spirito lo dicevo, diceva una parola, dice: cosa significa? Diceva, detto più volte è successo questo episodio. E allora mi dice: non è chi sta strada tua, la parola è il tuo mezzo, e un giorno scriverai anche di Gesù. Mi vengono i brividi. Per quello che saresti stato dopo. Perché io spesso dico, con Don Antonio Ricciolo, che è una persona meravigliosa, direttore, con cui, esatto, dividiamo questa, diciamo, direttore piacevole di farello, esatto, certo, della direzione di Famiglia Cristiana e anche, diciamo, di Maria Conté. E io dico sempre, è un giro incredibile, no? Perché però è andata così, ognuno ha un suo compito. Ma specialmente quello che mi colpisce di Natuzza, che poi nella seconda circostanza in cui la vidi, io andai con mia madre stessa, perché nel frattempo era guarita, nel frattempo mi aveva un po' colpito, eccetera. E mia madre era, da una parte, incuriosita di Natuzza, di conoscerla, poi l'aveva sentita spiritualmente vicina, dall'altra però ne aveva paura. E lei intuì subito questa paura e disse: signor, chi vi spagnate? Di che cosa avete paura? Avete questo figlio vicino, fino all'ultimo respiro vi sarà vicino. Ti fermo a questa immagine, che poi profeticamente poi
Si è realizzato, ancora una volta. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità. Poi tornate qui perché l'amore per questa donna continua, continua con tantissimi aneddoti. Con Luciano Regolo. Riprendiamo un viaggio bellissimo nella spiritualità mariana di Natuzza con Luciano Regolo, con il direttore di Famiglia Cristiana e Maria con Te, uno di quegli uomini che ha avuto la vita cambiata da una mamma, perché Natuzza era mamma prima di tutto, che aveva profetizzato per lui dei cambiamenti che puntualmente poi sono arrivati. Luciano Regolo non è l'unico uomo che ha avuto questa vita trasformata. Vi vogliamo raccontare di un marito e una moglie, un professore, un prestigioso ginecologo, Franco Frontera e sua moglie Lucia, che pensate nella loro clinica, nella loro casa di cura, che forse si è nutrita proprio dell'amore mariano di Natuzza, hanno accolto per oltre 70 ricoveri questa donna. Lì mi suggeriva Luciano Regolo, Natuzza ha vissuto anche l'inverno dell'anima, in alcuni casi anche quelle notti terribili di sofferenza dell'anima vera e propria. Noi abbiamo raccolto con Francesca Cugliandro la loro testimonianza e sono tantissimi i ricordi, il loro possesso. Andiamo. Per noi la clinica era un'altra figlia, quindi da curare come abbiamo curato i nostri quattro figli. Sono specializzato in ginecologia e ho avuto il desiderio di farmi una struttura per conto mio. È dall'89 che Natuzza a tutti gli effetti si ricoverava come paziente. Quando il marito andava via perché andava, per esempio, per motivi di famiglia a casa, allora molto spesso ci ho dormito io. Tanti episodi. Erano le 4 di mattina. Non avevo chiuso occhio perché dormire vicino a lei per me era un'emozione grande. A un certo momento l'ho sentita come se fosse caduta dal letto. Invece era scesa e si era inginocchiata perché aveva visto il Signore. C'era questo dialogo che io sentivo perché lei parlava ad alta voce. A un certo momento io ero con i piedi scalzi lì a terra, ho sentito un gran freddo. Poi a un certo momento lei si è rialzata. Allora l'ho aiutata, l'ho messa a letto. Alla fine ho detto, io ho sentito come se avessi acqua sotto i piedi. E lei mi ha risposto, perché il Signore ci ha benedette. Avevamo un libricino sulla vita dei santi e quindi ogni mattina facevamo lettura di questo libro. Poi un'altra cosa che le piaceva molto era sentire musica. L'Ave Maria di Gounod e l'Ave Maria di Schubert. La clinica era polispecialistica, noi abbiamo sconvolto tutto per fare la sola cardiochirurgia. Siamo andati pure a casa di Natuzza, disse testualmente, a professore, io una preghiera con la Madonna la faccio, il progetto è riuscito, ma ne ha fatto di cose, di bene, di gente guarita. Nel 95 dovevano fare un ECG e quindi il medico si presenta nella stanza con l'infermiera, l'apparecchio non riusciva a registrare nulla e i pennini ci andavano come pazzi. Sembrava il tracciato di uno che andava di corsa. Quel pomeriggio non è riuscito a fare l'elettrocardiogramma, agli altri gliel'ha fatta. All'indomani ha detto, siamo sole, dimmelo, che cosa ti è successo? Lei ha detto che non sapeva dove era stata, però era un posto molto lontano da qua. Dice, però ho sentito solo cose belle. Noi ringraziamo Francesca Cugliandro per questa toccante testimonianza, raccolta tra l'altro in un libro che vi suggerisco, Il sangue di Natuzza. Si fa scrittura la verità sull'emografia. È un testo che con piglio scientifico affronta anche il discorso delle emografie, intrecciato tra l'altro dalla penna di Arcangelo Badolati con tanti ricordi di questa coppia
che comunque ha fatto anche del bene, si è fatta testimonianza e portavoce di bene anche attraverso le preghiere di Natuzza. E tu me lo puoi confermare, Luciano, a Catanzaro. Senti, Luciano, Lucia Frontera ha detto delle cose che a quel pubblico di scettici, io torno a quell'immagine che tu mi hai regalato su un vassoio, può quasi disturbare. Ma di che stiamo parlando? Come ha vissuto il suo essere così spirituale e mistico, questa donna, ripetiamo, analfabeta? Ce lo fai capire? Sì, io c'è un episodio che ci dice come lei, anziché stupire o provocare questo, invece induceva nelle anime un trasporto e quel turbamento di cui si parlava prima con padre Cecchini, io ho seguito con attenzione, perché per esempio c'è un episodio, no? Quando arriva la prima statuina della Madonna di Fatima, questa nella sua cappellina, a un certo punto ci furono delle manifestazioni, il professor Libero Giampalli annota sul suo diario, e uno dei fenomeni, uno dei primi negli anni 70, al principio degli anni 70, era che c'era il vapore dentro la teca che aveva fatto il marito di Natuzza, come se questa statua respirasse a un certo punto, e questo aveva provocato uno stupore. Allora lei, con una calma incredibile, dice: non vi stupite, non è niente, è solo che voi, lei ci fa capire che una mamma viva, quando guardate un'immagine della Madonna, parlatele come una mamma vera. Quindi ciò che lei diceva e spiegava è profondamente coerente con quella che è la dottrina della Chiesa. Non erano situazioni alternative, non erano, anche quando avvenivano le guarigioni, lei diceva: io non ho fatto niente, sono verme della terra, ho solo potuto dire una preghiera per voi. Diciamo, lei pregava, arrivava anche non solo a pregare, ma a dire: Signore, manda a me quella sofferenza. Quando non poteva aiutare gli ammalati, diverse, io ho raccolto molte testimonianze di familiari di pazienti terminali che, diciamo, accusavano degli improvvisi sollievi in delle notti, insomma, verso la fine, perché quelle notti, diciamo, invece Natuzza era stata malissimo, ma veramente male, la stessa cosa che succedeva anche a San Pio. Allora, in una mentalità razionalistica tutto questo può sembrare surreale, ma Dio non ha i nostri confini, Dio è qualcosa di incommensurabile. Se la nostra ragione potesse comprendere e spiegare il Signore, saremmo noi il Signore, ma non è così. Senti, Luciano, quando concludiamo, diciamo, purtroppo abbiamo sforato, ma concedetemi. Quando Franco e Lucia Frontera dicono faceva bene alla gente, che vuol dire? Provocava un conforto interiore. La gente, come mi sono sentito dire tante volte, andava lì con un fardello di dispiaceri, di dolori, di ansia, e andava via con la sensazione che Gesù c'è e ti accarezza, che la Madonna c'è e ti ascolta. Luciano Regolo, grazie di essere tornato. Grazie davvero. Questo viaggio mariano non si conclude, anzi continua. Il Magnificat del Cardinal Comastri, vi assicuro che è un'esperienza mistica. E poi ci regaliamo i Mattia Bazar. State con noi. Buona Santa Messa a tutti voi. Grazie, Luciano. A tra poco.